Francesca Cabrini. Enrico, ripassiamo un po' per la presentazione di Madre Cabrini. Volentieri, Clara. E soprattutto come discendente di emigranti italiani che lei ha aiutato. Ma partiamo dall'inizio. Certo. A Sant'Angelo Lodigiano, il 15 luglio 1850, mentre papà Agostino cercava di liberare una colomba, c'era grande agitazione. Vieni su, presto, è nata una bambina. Che bella, Stella. Con lei i vostri figli sono 10. Come si chiama? Maria Francesca, ma la chiamiamo Cecchina. Fin da bambina diceva che voleva diventare missionaria. Aveva cominciato a pensarci quando suo padre, davanti al camino, leggeva le storie dei missionari. E soprattutto quando incontrò un frate che parlava di loro. Faceva delle barchette di carta e le violette erano le missionarie. Stava così vicino alla riva che... A 13 anni andò a studiare ad Arluno. Voleva diventare maestra. Adesso che ho terminato gli studi, vorrei far parte delle sue religiose. La tua salute è così cagionevole che non è possibile ammetterti, Cecchina. Così tornò a casa. Si dedicò per qualche tempo alla famiglia e a fare opere buone per i bisognosi. Trascorse 2 anni a Vidardo come maestra, coltivando sempre più il desiderio di diventare religiosa. Mia cara sorella Rosa, sono molto contenta di essere a Codogno. Il parroco vuole che mi prenda cura delle orfane della Casa della Provvidenza. Furono tempi difficili. Dopo 3 anni, cominciò a vivere come religiosa con alcune delle sue alunne. Ma intanto cresceva in lei il desiderio di essere missionaria. Fino a quando un giorno il vescovo di Lodi... So che vuoi diventare missionaria. Francesca, io non conosco nessuna congregazione missionaria. Fondane una tu. Io sono ben poca cosa, ma il Signore mi aiuterà. Cercherò una casa. Il vecchio convento di San Francesco. Renderlo abitabile fu un lavoro immane. Il 14 novembre 1880 nacque la congregazione delle missionarie del Sacro Cuore di Gesù. Francesca Cabrini aveva 30 anni. Sorelle, sappiamo di essere nelle mani di Dio, chiuse nel cuore santissimo di Gesù. E questo ci dà sicurezza e tranquillità qualsiasi cosa accada. E siamo tutte fiduciose nel nostro impegno di avviare la scuola per le ragazze orfane. Daremo loro una casa, la formazione e soprattutto affetto. Il numero delle sorelle si moltiplicava e le fondazioni in Italia crescevano. Ma Madre Cabrini voleva andare a Roma per incontrare il Papa e ottenere da lui il permesso per realizzare il suo sogno missionario. Era l'anno 1887. Non fu facile. Fino al 1889 non mise piede in terra americana. Americana e non asiatica. Vediamo. Sono rimasto molto colpito dalla lettera di un emigrante italiano, il quale mi racconta come sono disprezzati gli italiani. Madre, potrebbe andare in Occidente anziché in Oriente. Come? Non andare in Cina? Sono molto confusa, monsignore. Ho bisogno di tempo per riflettere e pregare. Ti ascolto, Signore. Tu pensa a me e io penso a te. E poi fai tutto con calma, fervore, entusiasmo e coraggio. Arrivò a New York. La città era avvolta in una fitta coltre di nebbia, ma la vera grande barriera fu la lingua. Insieme al denaro e tante altre difficoltà. Quante! Da desiderare di tornare indietro. Abbiamo chiesto la carità, ci hanno aiutato. Sono passati solo 4 mesi. E abbiamo già 400 orfane, figlie di emigranti italiani alle quali offrire affetto e cure. E ora le caramelle. Quando tornò a Roma, andò in visita dal Papa Leone XIII per raccontargli il lavoro della missione. Lui la ascoltò compiaciuto e la incoraggiò. Nel suo secondo viaggio in America, aprì un noviziato vicino a New York. Arrivi e partenze, aprì una residenza per studentesse a Roma. Per la terza volta, attraversò l'oceano, diretta ora nel Centro America per nuove fondazioni. Ascoltiamola. Sulla strada di Panama contemplavamo un paesaggio esotico pieno di palme, banani, tamarindi, fiori,
volatili e farfalle variopinte. E inoltre volle conoscere i popoli indigeni e le loro abitudini. Di ritorno negli Stati Uniti andò a New Orleans e vide che la situazione degli emigranti italiani era peggiore di quella di New York. Lavoravano duramente nelle risaie e nelle piantagioni di cotone. Volle che una comunità si fermasse lì per aiutarli. Tornò in Italia, aprì altre case, poi tornò in America per la quarta volta. Se il cuore di Gesù mi concede i mezzi per costruire una nave, fondo sul mare la casa Cristoforo e attraverso tutti i mari con una comunità per portare il nome di Gesù Cristo a tutti i popoli. Ancora una volta riprese il mare e arrivò in Sud America. Fra enormi difficoltà, persino cavalcando un mulo, valicò le Ande per passare dal Cile a Buenos Aires, dove iniziò una nuova fondazione. La sua attività fu immensa, tanta quanto l'amore per Dio, che era la sua forza. Attraversò l'oceano più di 20 volte. E quando non poteva essere presente in qualche luogo, affidava l'opera al bambino missionario. Nell'ottavo viaggio fondò in Spagna, paese che già conosceva. Per le sorelle era importante conoscere lo spagnolo. Nel dicembre del 1911 a Roma si ammalò. Fu colpita la sua salute, ma non i suoi progetti. Anche se dovette rinunciare ad alcuni di essi, tornò a New York. Era ancora in piena attività nonostante le sue sofferenze. Si lasciò curare con umiltà e gratitudine. Madre Cabrini morì a Chicago il 22 dicembre 1917. Il Signore le conferiva la vita eterna. Anche se me ne sono andata, mi sento vicina a voi e continuerò ad accompagnarvi nel vostro lavoro. Santa Francesca Saverio Cabrini fu canonizzata nel 1946 e dichiarata patrona degli emigranti nel 1950. La sua singolare vocazione missionaria si moltiplicò attraverso le sue figlie. Le sue parole incoraggiano. Impegnati e non ti arrendere di fronte alle difficoltà. E loro si fanno in quattro per l'evangelizzazione, obiettivo principale. L'educazione a tutti i livelli e per tutte le classi sociali. Soprattutto poveri e migranti. L'attenzione medica in ospedali o in piccoli ambulatori. Lavorando con i più bisognosi. Con persone di ogni colore, nazionalità e lingua. Negli ultimi anni hanno cercato nuove opportunità per i più poveri, là dove si lotta per la sopravvivenza, seguendo il volere di Gesù che venne sulla terra a portare vita e vita in abbondanza. Per questo le ultime missioni si sono aperte in Africa, in Etiopia, con piccoli ospedali per neonati e accoglienza per bambini abbandonati, la promozione della donna, l'educazione dei bambini e molto altro. Nello Swaziland, con bisogni simili, si prodigano sempre perché sui volti dei bambini fiorisca il sorriso e possano andare incontro alla vita superando limiti fisici, economici ed emotivi. Perché le famiglie si sentano accompagnate e possano percepire la presenza di Gesù. La famiglia cabriniana è ampia. Le missionarie vanno avanti con i volontari, le collaboratrici e i collaboratori laici, e le missionarie laiche cabriniane. Da Santa Francesca Cabrini ci arriva un messaggio di gioia che nasce dalla certezza di avere Dio nel proprio cuore. Un Dio al quale potersi rivolgersi continuamente. Un Dio che cammina, viaggia, lavora, spera e ascolta. Seguiamo Gesù che ha fatto tanto per mostrarci il suo amore e soprattutto ci ha donato il suo cuore. Come asilo, sostegno e forza. Insomma, tutto ciò che è bello, buono e utile che neanche possiamo immaginare.